Un tempo in questa via, non a caso chiamata Via Molino a Canneto sull'Oglio, i mulini erano tre: uno per il grano, uno per sfruttare la corrente generata dall'acqua e uno per produrre l'olio. Il secondo dei tre si chiama Mulino San Giuseppe, ma per tutti è il Mulino Einstein. Ed è proprio guardando al passato, a quel 1898, quando il mulino venne edificato da Hermann Einstein, padre del celebre scienziato Albert, che Canneto si lancia nel futuro. Anche se il concetto è molto semplice ed è lo stesso di oltre un secolo fa, produrre energia elettrica sfruttando la spinta del canale Naviglio e il salto del corso d'acqua. Dove andrà questa energia pulita? Alla comunità di Canneto sull'Oglio, per un progetto che l'amministrazione del comune mantovano ha portato avanti in concerto col consorzio di bonifica Garda Chiese. All'epoca la potenza era di 16,2 kW, sufficienti per accendere 18 lampade lungo le strade, illuminazione pubblica ai primordi a fine 800, e 4 lampade sulla torre civica simbolo di Canneto. Ora, oltre 100 anni dopo, si raggiungerà la media annua di 27 kW, anche se la quantità a regime è superiore, come spiega per il consorzio Garda Chiese Ernesto Moreschi. A livello di strutture sono già finiti. Abbiamo adesso delle installazioni sulla fonoassorbenza, diciamo, perché questa macchina non dovrà fare rumore perché è situata proprio in un centro abitato, e quindi siamo solo a lavori di finitura. Si aspetta Enel a fine mese, dopo ci saranno i collaudi delle macchine e probabilmente sarà effettiva sicuramente dopo l'estate. L'azione della macchina arriva a fare 50 kWh. In piena produzione, sfruttando il salto, il primo salto, perché dopo a valle 100 metri abbiamo un'altra centrale già in uso da 5 anni, in cui là abbiamo un metro in più di salto, che con la stessa acqua produciamo altri 70 kW. 300.000 euro di investimento con i lavori diretti dall'ingegner Paolo Magri per creare una nuova struttura dove prima sorgeva il vecchio mulino, imparando dal passato la tecnologia per portare energia pulita nel futuro. E intanto due macine da grano sono state ritrovate durante i lavori, potrebbero diventare parte del museo civico. A sinistra, tra la nostra sinistra in teoria.